siamo d'accordo, diamo la parola al compagno Bassolino che farà le conclusioni, oltretutto il compagno Bassolino deve ritornare a testa a Napoli. Antonio Bassolino. Ah scusa, c'è qualche cosa di chiaro, ti ringrazio. Sì, io vorrei innanzitutto ringraziare davvero molto di cuore per questo invito che considero per me un grande onore, oltre che un piacere essere qui con i due figli di Enrico, con compagni che conosco da una vita e qui in questa associazione. Sono già stato in questi anni a portare avanti e continua a portare avanti una importante iniziativa. Enrico Berlinguer è stato, come tutti noi sappiamo, prima vice segretario del Partito Comunista Italiano con Luigi Longo segretario e poi segretario generale del partito in anni molto importanti. E la prima considerazione che io penso sia giusto fare è che Berlinguer, più di tutti i compagni dirigenti della sua generazione, era quello che aveva di più una esperienza internazionale e un occhio sul mondo. Anzi, quando Longo doveva lasciare, ci furono delle consultazioni interne del gruppo dirigente, uno degli argomenti fondamentali per la scelta di Enrico Berlinguer fu esattamente questo. Per un grande partito come il Partito Comunista Italiano, la competenza internazionale, la passione per i problemi internazionali e perfino l'occhio sul mondo sono fondamentali. E questo vedo lì tra queste foto, e questo anche un compagno come Giorgio Amendola nelle consultazioni tenne a sottolineare questo aspetto della particolare propensione di Enrico per le vicende internazionali. E per molti della mia generazione, dunque, Enrico Berlinguer è stato in primo luogo un maestro anche e soprattutto per questa sua naturale inclinazione verso la politica internazionale, favorita dall'essere stato segretario della Federazione Giovine Comunista. E non so se qualche amico e compagno sardo sarà d'accordo su questo, e secondo me in questo suo occhio influiva anche la sua origine sarda, perché un'isola che sembra giudere per certi aspetti del carattere, in realtà ti porta all'apertura verso il mondo, non solo verso il continente che hai di fronte, ma sono tanti esempi, non solo in politica, ma in letteratura, nell'arte, che ci danno questa motivazione e questa spiegazione. Maestro, una persona cara, la sua attenzione e lo sguardo sui grandi fatti internazionali, e a me è venuto di pensare in primo luogo a questo aspetto proprio nei giorni scorsi durante le elezioni per il Parlamento europeo. Badate, è impressionante la differenza. È impressionante il provincialismo italiano con il quale si è andati alla battaglia per le elezioni europee. Impressionante
sembrava tutta una cucina italiana e poi una cucina perfino interna ai partiti di governo, alle correnti interne, ma in un mondo come questo, dominato da tre grandi giganti economici e politici, Stati Uniti, Cina, Russia, dominato da tre grandi giganti, l'Europa se si rinnova e si unisce conta abbastanza. Un'Europa divisa e che non si rinnova di fronte a questi tre grandi giganti rischia di essere una forza secondaria, non di primo piano, eppure la campagna elettorale è stata tutta segnata da questo vizio di provincialismo. E il confronto e il rapporto con la generazione, ma anche con la formazione di Berlinguer, è davvero impressionante. E io uso volutamente questo termine, la formazione di Berlinguer e la formazione che Enrico ha dato a intere generazioni di dirigenti politici del Partito Comunista Italiano. È proprio un punto di cultura politica, dico in questo modo. Guardare a quella che Togliatti chiamava la struttura del mondo, e poi noi siamo stati educati e cresciuti in questo modo. Quando si veniva in una sezione del Partito Comunista Italiano, si partiva sempre dalla situazione internazionale e dalla struttura del mondo. Poi, ora possiamo dirci, eravamo perfino esagerati, perché da lì cominciava un lungo viaggio. E quando io poi arrivavo alla sezione sui quartieri spagnoli o a Pomigliano d'Arco, arrivavamo stanchi da questo lungo viaggio che partiva dalla struttura del mondo. Però, che differenza tra il provincialismo di tanta politica di oggi e questa formazione, questa abitudine proprio di cultura politica a pensare in primo luogo ai grandi fatti che muovevano il mondo. Ed Enrico è stato davvero un grande maestro e noi lo sappiamo, si è spinto fino al punto limite nei rapporti internazionali, si è spinto fino a un punto limite. E forse vale la pena sottolineare, perché se ne parla poco, che Enrico Berlinguer nel 1956 è stato l'unico nella direzione nazionale ristretta del Partito Comunista Italiano a fare osservazioni critiche sull'intervento sovietico in Ungheria e a Budapest. C'è stato un solo compagno espressamente contro, Giuseppe Vittorio, come sappiamo tutti, e un solo altro compagno, Enrico Berlinguer, segretario della Federazione Giovanile Comunista, che ha sollevato problemi in modo critico. Gli unici contro e l'altro con problemi in quella vicenda del 1956. Si è spinto al punto limite e stamattina ho visto con piacere in una intervista di Bianca su Repubblica. Bianca racconta, dice, alla fine degli anni 70 eravamo in vacanza a Yalta e a un certo punto il padre dice attenzione, sta arrivando Ponomariov e con lui c'è anche Smirnov, molti lo sanno, Enrico Smirnov era l'interprete ufficiale dei rapporti tra il Partito Comunista dell'Unione Sovietica e il Partito Comunista Italiano. E a me, Sposetti non è intervenuto, ma lo chiamo in causa con piacere, e a me questo ha fatto venire in mente un viaggio che abbiamo fatto
io ero capo delegazione di una delegazione di giovanissimi segretari provinciali del Partito Comunista Italiano nell'estate del 1976 in Unione Sovietica. E mentre stavamo lì girando, appare sul Corriere della Sera la famosa intervista di Enrico Giampaolo Pazza, nella quale dice che si sente più tranquillo sotto la NATO. È difficile, è difficile immaginare quello che successe a Mosca in quelle ore. Certo è che prima di tornare, un po' convocati, un po' per salutare, andammo al comitato centrale del Partito Comunista dell'Unione Sovietica e ci riceve Ponomariov e interprete è Enrico Smirnov. E Ponomariov, alzando all'inizio della conversazione il suo bicchierino di vodka, fa un inaudito attacco, l'ho raccontato soltanto in parte questo, alla politica del Partito Comunista Italiano e personalmente a Berlinguer, durato 50 minuti, un inaudito attacco. Secondo me lo fece anche perché aveva visto questa delegazione di giovanissime, tutti ventenni, che per la nomenclatura sovietica era già questo un fatto curioso, singolare. Allora non potevamo consultarci, ma ci siamo guardati, io mi sono alzato, perché Ponomariov sbrigativamente aveva incominciato ad alzarsi come per salutarci, aveva fatto l'attacco e basta. Io dico a Smirnov: vorrei rispondere al saluto e al brindisi del compagno Ponomariov. Smirnov capì e non capì, cambiò un po' il colorito in faccia, ma disse: Ponomariov si siede, io mi alzo, prendo il bicchierino e ho parlato per 5 minuti in più, 55 minuti di replica a Ponomariov, punto su punto e di difesa puntuale di Berlinguer e del Partito Comunista Italiano. Lo racconto per dire come eravamo fatti e anche il valore dell'autonomia a cui eravamo stati educati tutti quanti ed eravamo in delegazione. Ugo Sposetti, segretario a Viterbo, io, Vandino Chiti, segretario a Pistoia, eravamo tutti ragazzi, giovanissimi, ma tutte persone che poi nel Partito Comunista Italiano hanno avuto tanti ruoli e tanti incarichi di responsabilità. E infine, vorrei sottolinearlo questo, davvero era grande il prestigio internazionale di Enrico Berlinguer, lo si vedeva perfino nella virulenza dell'attacco di Ponomariov, che erano completamente impazziti, perché il rilievo che poi quella intervista ebbe nelle ore successive fu davvero enorme. Infine, questa forte inclinazione di Enrico Berlinguer per la politica internazionale veniva anche da quella che io chiamerei una impostazione classica, l'impostazione classica del Partito Comunista Italiano, che comincia con lo sbarco di Togliatti a Salerno e un librettino delizioso che, a proposito di anniversario, dovremmo ristampare, io ne ho tra le mie carte una copia, che è il discorso bellissimo che Togliatti fa a Napoli nel 1944, che è l'atto fondativo della politica nuova del Partito Comunista Italiano, e che è secondo me il grande atto fondativo di un'intera generazione, e Berlinguer è interprete più autorevole di quella formazione e di quella generazione. E la formazione classica significa, nel gruppo dirigente del Partito Comunista Italiano e in particolare in Berlinguer,
che tra partiti diversi ed avversari, mai nemici ed avversari, si confligge, perché il conflitto è sale e lievito della democrazia, ma si confligge sempre entro un limite che non bisogna mai superare, perché se si supera il limite, parafrasando il vecchio con la barba, il nostro maestro, c'è la comune rovina, non in quel caso delle classi sociali in lotta, ma la comune rovina delle parti politiche in lotta, se si va oltre un certo limite. E da Togliatti a Berlinguer, il grande segreto non solo del Partito Comunista Italiano, ma della democrazia italiana, è stato esattamente questo: aver mantenuto perfino nei momenti più drammatici, l'attentato a Togliatti e tanti momenti successivi, aver tenuto fermo questo punto essenziale della crescita della democrazia. E infine è grazie a questa impostazione che Berlinguer fa un passo in più anche rispetto a Togliatti, e per me è un passo in più positivo. E questo passo in più sono i suoi articoli, prima su Rinascita e poi la politica che segue a questi articoli, con la scelta del compromesso storico dopo i fatti civili. Sta dentro quel sentiero classico, ma ci mette la sua impronta, la sua originalità. E se io devo essere sincero, fino in fondo, per me la grande politica di Berlinguer è questa. Il vero Berlinguer, oltre che quello che si spinge fino al punto limite dei rapporti internazionali, la vera grande elaborazione politica di Enrico Berlinguer è il compromesso storico. In un paese come il nostro, e partendo da quello che era successo in Cile, è favorire l'incontro tra grandi masse popolari, comuniste, socialiste, in particolare cattoliche, per rendere compiuta la democrazia italiana. Perché solo a quel punto, incontro tra grandi masse, e rendendo compiuta la democrazia italiana, è poi possibile nel paese una seria alternativa tra forze diverse. Alternativa. In questa visione del grande incontro tra le masse popolari, questa è stata secondo me la sua vera grande ispirazione, la grandezza di Berlinguer è molto in questa sua elaborazione che porta avanti per anni e anni, e poi lui è il più consapevole che quando viene rapito e ucciso Aldo Moro, come mi disse subito in privato una persona anche per me cara quanto Enrico Berlinguer, e che lì Alberto mi disse subito, e poi una volta in parte lo ha detto in un suo librettino anche in pubblico, le Brigate Rosse uccisero fisicamente Aldo Moro e contemporaneamente uccisero la politica. Lucidamente l'uno e l'altro. Ucciso Aldo Moro fisicamente, fu uccisa la politica. E Alberto mi ha detto poi, più di quello che ha scritto nel libretto, che quella mattina, quando lui ha avvertito Enrico che era stato ritrovato il cadavere, lì a metà strada tra le botteghe oscure nella sede della Democrazia Cristiana, quando lo ha detto a Enrico, quella è stata l'unica volta nel loro rapporto in cui Enrico ha reagito molto in virgolette, per come Enrico Berlinguer, in modo quasi sgarbato, è rimasto Alberto dice come se avesse ucciso la sua.
questo dobbiamo lucidamente saperlo. Infine, per Enrico Berlinguer, il Partito Comunista Italiano, poi che cos'è in fondo? Era un grande partito di lavoratori, io lo dico questo, grande partito di lavoratori, dei lavoratori italiani, partito di massa, degli operai, dei lavoratori, aperto lui, Chiara ha detto molto bene, dopo iniziali resistenze è stato il dirigente comunista più aperto sui temi della rivoluzione femminile, senza alcun dubbio, però costante era l'attenzione di Berlinguer per la classe operaia e per il lavoratore. Era la prima domanda che mi faceva sempre quando veniva a Napoli. Sempre. Appena ci chiudevamo nelle due stanze di un modesto e centrale albergo napoletano, vicinissimo a Piazza del Plebiscito o ai grandi teatri dove si parlava, la prima domanda era: che si dice all'Italsider di Bagnoli? Che si dice all'Alto Sud di Pepino Dario? Che si dice nella zona industriale? Era cercare di avere il polso della situazione e degli operai e dei lavoratori. E assieme a questo l'abitudine alla riflessione critica. Io l'unico fatto, non intendo addentrarmi nell'oggi, per l'inquadre mi tengo lontano. Enrico, non mettiamolo in mezzo alle cose di oggi. Una sola cosa mi ha colpito sempre. Nell'ultimo anno la sinistra italiana, o il centro-sinistra italiano, messo insieme, ha avuto delle botte, come sappiamo, spaventose. Nel 2018, in particolare, un anno fa, tutti assieme, PD, sinistra italiana, lei, tutti assieme siamo giunti attorno al 21%, tutti assieme. E a me ha sempre colpito il fatto che si girasse subito pagina, senza mai riflettere, fino addirittura a teorizzare l'autocritica la fanno i comunisti. Si è giunti a un certo punto a dire: confermo, è vero, il Partito Comunista Italiano, non quando si arrivava al 18 o al 20%, ma se posso citare un ricordo personale, ero segretario del PC regionale a Napoli da pochi mesi, 1977, pochi mesi prima a Berlinguer c'è una bellissima foto, aveva chiuso quello straordinario Festival dell'Unità a Napoli alla Mostra Oltremare, che è uno dei comizi più grandi della storia politica italiana. Pochi mesi dopo, io da poco arrivato, si vota per le comunali di Castellammare di Stabia. Nelle comunali di Castellammare di Stabia il PC prende una flessione. Una flessione rispetto alle politiche e alle precedenti amministrative. Di quanto? Due punti. Flessione, due punti. Tre e qualcosa rispetto alle elezioni politiche. Non passiamo 12-15 punti in meno. Per le comunali. La mattina dopo il voto dovevo andare in Australia. Enrico Berlinguer aveva chiesto a Luciano Torquato, compagno degli esteri, vedo Bassolino abbastanza stanco,
facciamogli fare un viaggio fuori. Sono partiti in macchina, per Napoli, passaporto, in tasca per andare in Australia, lungo l'autostrada, deciso, in Macomba. Io me ne vado in Australia e poiché ci conoscevamo e se qualcuno vuole sapere del voto di Castellammare, dico al compagno che mi porta, andiamo alle botteghe scure. Quando era convocata la riunione di direzione su altre cose, ma quando entro vidi lo stupore di Berlinguer e anche il suo sorriso di là, è capito. E infatti io mi siedo e Giancarlo Maietta fa, ci spieghi che cosa è successo. Anche a io fuori. Ho dato una prima spiegazione. Ma poi sono stato 7 giorni e 7 sere a Castellammare, riunendo tutte le sezioni. Ho scritto 18 cartelle per rinascita, intitolate Che cosa ci insegna la vicenda di Castellammare. Ne abbiamo discusso in comitato centrale e in tutti i comitati federali d'Italia di Castellammare, Stabia, direzione Ponte. Eravamo esagerati. Eravamo esagerati ed eccessivi, ma girare subito pagina senza riflettere è davvero un punto che deve coinvolgere. Infine, posso dirlo, il rapporto di Enrico Berlinguer con le persone. Io ho tanti ricordi, potrei citare tanti episodi, ma vorrei ricordare soltanto un fatto. I giorni successivi al terremoto dell'Irpinia del 23 novembre 1980, terremoto alle 19:32, una scossa terribile. Io stavo in casa, accendo la televisione, il TG1 prende una cantonata, dice grande scossa a Eboli in provincia di Potenza, trasferisce di regione. Eboli, siamo alle botteghe scure, mi risponde Pio La Torre che abitava lì vicino e si era precipitato su. Mi metto in macchina, vado nei paesi distrutti dal terremoto, è un'esperienza indimenticabile. C'erano migliaia di persone sotto le macerie, lo Stato assente, le vecchie con gli scialli neri che accendevano il fuoco nei bracieri, i primi soldati che arrivavano morti di freddo con le vecchie dell'Irpinia che riscaldavano i soldati che arrivavano. Uno spettacolo terribile. Anche da quello spettacolo nasce l'Alternativa Democratica di Berlinguer. Anche da quello spettacolo, che lo Stato diede una immagine di sé inaudita. Non c'era consapevolezza. Io il secondo giorno ho telefonato in direzione di Berlinguer e gli ho detto, bada, è una tragedia immane rispetto a quello che dicono i giornali e televisione. Berlinguer ha alzato il telefono, ha chiamato Sandro Pertini, gli ho detto so che lì la situazione è terribile, e così nasce il fatto che Pertini arriva da Berlino e fa quella e fa contro la politica italiana sullo Stato e fa quell'atto politico enorme. E pochi giorni dopo Berlinguer viene. Io l'ho accompagnato in questi paesi completamente distrutti, Laviano, Lioni, Sant'Angelo di Lombardia, poi lui andò in Basilicata. Ma se posso usare, prego, un termine proprio che ci sono alcune fotografie bellissime. Berlinguer che passa in mezzo a queste case, a queste macerie, case tutte distrutte. E queste vecchie donne con gli scialli neri, lui che passa con il cappotto addosso, io sono accanto a lui e prego di intendere bene, e il risultato era proprio
come quando Cristo passava in mezzo alla gente, in mezzo a tante persone, in certe immagini, una cosa veramente enorme, straordinaria, nel rapporto che si riusciva a stabilire da parte, forse anche per questo, di una persona riservata, timida come Enrico, timida anche nei rapporti personali, ma una volta che Alberto era un sabato mattina che ha portato a casa loro, che era sabato mattina perché non veniva alle botteghe scure e siamo andati, a un certo punto lui ha capito che gli urlava le scarpe e allora mi ha fatto un sorriso per dire come eravamo fatti, come era fatto poi in particolare lui, no? Come andava su piedi, eccetera. Lui mi ha detto quasi per scusarsi, aveva delle clatte, mi disse, sai, è un regalo dei miei figli, delle mie figlie, dei miei figli, come per dire. Non le ho comprate. Sì, no, e le letto in casa. Questo era. Questo è quasi come per dire, come poi abbiamo visto il giorno dei funerali, che secondo me è stato davvero un fatto politico enorme. Io quel giorno ho visto a Roma napoletani lontanissimi dal Partito Comunista Italiano, che erano venuti a Roma in ogni modo, in macchina, in treno, per conto loro. E quegli straordinari funerali con le persone, Pugno Giuso, tanti che si facevano i segni della croce, davvero danno il senso più di ogni altra cosa di questo rapporto anche umano straordinario di Enrico Berlinguer. Per questo che davvero giunto, credo, possiamo dire, sono passati 35 anni. Enrico Berlinguer è molto giovane, questo non lo sottolineiamo, questo è troppo giovane, molto giovane. Molto giovane. Passati 35 anni e noi, tanti di noi, non tutti che siamo qui e tanti altri, anche dopo 35 anni, li vogliamo più bene ancora. Grazie.